Si sta per chiudere un'altra settimana e fortunatamente Civitavecchia non registra aumenti significativi sul fronte dei contagi da Covid-19, mantenendosi in una situazione di assoluta stabilità. Il quotidiano report fornito ieri dall'Assessorato regionale alla Sanità e dall'ASL Roma 4 non ha evidenziato alcun nuovo contagio e nessuna guarigione. Il numero dei soggetti attualmente affetti dal virus in città è quindi rimasto immutato a quota 35. Si tratta di un numero notevolmente inferiore a quelli che si riscontrano in altre realtà della stessa azienda sanitaria, come ad esempio Castelnuovo, Cerveteri e la Dispoli, e soprattutto è lontanissimo dalle cifre che si leggevano un anno fa. Proprio 12 mesi or sono, il 15 ottobre 2020, a Civitavecchia si contavano 71 positivi, il doppio di quelli odierni, e si cominciava a valutare l'ipotesi, poi diventata concreta nell'arco di qualche giorno, di riaprire il reparto Covid al San Paolo. Il D-Day, ovvero il giorno dell'entrata in vigore del decreto legge che impone il possesso del Green Pass per poter esercitare il proprio lavoro sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati, è iniziato con lunghe file all'esterno delle farmacie che effettuano i tamponi rapidi. Tanti civitavecchiesi Novax che questa mattina si sono recati all'esterno delle postazioni dove viene eseguito il test che consente di avere il Green Pass provvisorio, il quale, vale la pena di ricordarlo, ha una durata di 48 ore. Una scena, quella vista stamattina in diversi punti della città, alla quale bisognerà in qualche modo abituarsi, a meno che non cambi l'attuale disciplina, oppure che i soggetti finora recalcitranti a sottoporsi alla vaccinazione non cambino repentinamente idea. Il Lazio si avvia a grandi passi a raggiungere il 95% della popolazione adulta vaccinata e l'85% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Nelle ultime ore, in vista dell'entrata in vigore del decreto che non consente lo svolgimento di attività lavorative a coloro che non sono in possesso del Green Pass, è ulteriormente cresciuto il numero di quanti hanno deciso di ricevere la somministrazione del siero. Intanto prosegue anche la campagna per la terza dose. Stando ai dati forniti ieri, sono state finora somministrate oltre 31.000 dosi agli over 80 e risultano prenotati oltre 4.000 over 60 che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Le prenotazioni possono essere effettuate nell'apposita sezione del sito internet Salute Lazio, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia, contattandolo direttamente. Parallelamente prosegue la campagna per il vaccino anti-influenzale, gratuito per gli over 60, i soggetti fragili e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età. Sciopero della scuola questa mattina a Civitavecchia per il perdurare dell'utilizzo dei doppi turni in alcuni istituti per fronteggiare al meglio l'emergenza dovuta al Covid-19. Studenti e anche insegnanti si sono ritrovati per un presidio in Piazza Fratti. La protesta degli studenti questa mattina a Piazza Fratti, vediamo tante bandiere, tanti striscioni, come mai? Allora, prima di tutto questo è la dimostrazione che gli studenti sono stanchi di essere trattati come esseri senza cervello. Noi vogliamo che veramente lo Stato ci prenda sul serio. Dopo 2 anni che siamo stati penalizzati negli studi, adesso questi orari scaglionati, senza significato oltretutto, ci impediscono di avere il tempo addirittura per studiare nel pomeriggio. Siamo un sacco di pendolari, tanta gente che esce alle 3 da scuola, già l'orario delle 3 è difficile, e i mezzi sono scarsi e mal organizzati, e questa era effettivamente il punto di forza delle azioni intraprese dal nostro governo, che diceva abbiamo migliorato il sistema dei trasporti, ma le differenze sono minime. E oltretutto arriviamo a casa alle 5, che significa stare tutto il pomeriggio a studiare e non avere tempo libero. Noi già siamo stati penalizzati, molti ragazzi devono andare dallo psicologo perché sono mentalmente 2 mesi di quarantena, ci hanno fiaccati. E questi 2 anni sono stati un periodo terribile per noi, siamo stati penalizzati, non abbiamo avuto possibilità di fare interazioni sociali, che è alla base del nostro sviluppo. E quindi io dico, come si può andare avanti così? Come lo si può tollerare? E questa è la dimostrazione che non lo tolleriamo più! Chiediamo l'eliminazione degli scaglionamenti o quantomeno che ci si venga riconosciuti come interlocutori reali, che si parli con gli studenti e con le studentesse, che gli si dia la possibilità di essere parte della decisione di questi scaglionamenti e quantomeno avvicinare gli orari, perché fare un'entrata alle 8 e una alle 9.40 è una cosa che porta i ragazzi che entrano alle 9.40 a tornare a casa in orari
proprio fuori di testa, che non sono accettabili. I ragazzi non hanno tempo di fare nulla, non hanno il tempo anche per le attività extrascolastiche che invece sono fondamentali per la loro crescita. Fare sport, andare a teatro, fare qualsiasi cosa che uno studente fa come attività extrascolastica fuori da prettamente l'orario didattico è fondamentale per la sua crescita, e se questo non avviene abbiamo un problema. 2 anni in cui non soltanto abbiamo vissuto la quarantena come l'hanno vissuta tutti, ma siamo stati assoggettati come gli untori di questa società, perché giovani e perché con voglia di uscire. Invece noi siamo sempre stati molto responsabili dal punto di vista delle norme Covid, e invece siamo sempre stati penalizzati, siamo stati lasciati senza assistenza psicologica in un momento delicatissimo per la vita dei ragazzi e delle ragazze. E adesso gli studenti sono arrabbiati, sono stanchi, hanno bisogno di essere tutelati e di essere presi in piena parte come interlocutori e come parte decisionale delle loro stesse vite. Vogliamo essere riconosciuti, vogliamo essere ascoltati. Questo è quello che chiediamo. Da mercoledì prossimo nel territorio di Civitavecchia non sarà più presente alcuna discarica operativa. In città non potranno ovviamente essere conferiti rifiuti provenienti da altre realtà. Dal 20 ottobre infatti chiuderà definitivamente i battenti l'impianto di fosso del crepacuore, che è rimasto in funzione per circa 20 anni, ed inizieranno le operazioni di messa in sicurezza dell'area, che avranno una durata variabile tra i 6 e gli 8 mesi. Segnatevi questa data, 20 ottobre 2021, che poi non sarebbe altro che mercoledì prossimo. Ebbene, da mercoledì prossimo terminerà l'era delle discariche a Civitavecchia. Dopo oltre mezzo secolo di conferimento dei rifiuti nelle diverse aree individuate nel perimetro urbano, in particolare nella zona nord della città, tra 5 giorni arriverà il momento della chiusura di fosso del crepacuore. L'impianto gestito dalla MAD, che per circa 20 anni aveva ospitato tonnellate e tonnellate di rifiuti nei diversi invasi progressivamente realizzati, e che aveva in tutto e per tutto sostituito l'altra struttura storica, quella di Fosso del Prete, anch'essa protagonista della vita cittadina per un lunghissimo periodo di tempo, chiuderà definitivamente i battenti e non ospiterà più un grammo di immondizia. Da quel momento inizieranno i lavori di messa in sicurezza dell'area, effettuati attraverso il capping, ovvero l'impermealizzazione dell'impianto necessario e obbligatorio per legge al fine di evitare dispersione del pericolosissimo percolato, e saranno realizzati i pozzi per l'estrazione del biogas. Queste operazioni avranno una durata variabile tra i 6 e gli 8 mesi, dopo i quali la discarica di Fosso del Crepacuore riposerà per sempre. Ciò non significa che l'area sarà abbandonata a se stessa. Sempre la legge prevede che i gestori avranno la responsabilità del suo controllo per 30 anni, 6 lustri, durante i quali dovranno verificare che le operazioni di messa in sicurezza non abbiano avuto la minima defaillance e porre le condizioni affinché il terreno possa tornare ad assumere le normali caratteristiche di un tratto di campagna del territorio. Per i rifiuti indifferenziati di Civitavecchia, che vengono già smaltiti nell'impianto di Viterbo, cambierà poco. Cambierà invece per la città, che non sarà più succursale di Roma o di altre realtà per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Si chiude dunque un lungo capitolo di storia. Vedremo nel frattempo se sul fronte rifiuti se ne apriranno di nuovi. Ancora 10 giorni e finalmente si dovrebbe sapere se per il cantiere navale ex Privilege della Mattonara sta veramente iniziando una nuova vita. Scade infatti tra 10 giorni l'ultimatum lanciato dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino alla Royalton, la società maltese che ha rilevato il cantiere e lo scafo P430 in 2 distinte aste fallimentari, ma che finora ha sempre rinviato l'inizio delle operazioni. La vigilia della possibile riapertura è però caratterizzata da una serie di strane situazioni. Meno 10 all'alba. Un tempo veniva scandito in questo modo il tempo mancante alla fine del servizio di leva. Adesso lo si scandisce per verificare di riuscire in qualche modo a vedere se si farà o meno luce sul mistero forse più importante di Civitavecchia. Il cantiere ex Privilege, ora Royalton. Per il 26 ottobre il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino ha tracciato una data nella quale, usiamo le sue parole, entrerà nel cantiere indossando l'elmetto di sicurezza per constatare che le attività sono state riprese e che gli operai sono al lavoro. Quella fatidica data doveva essere preceduta da una serie di interventi all'interno dell'area della Mattonara,
propedeutiche alla riapertura e per le quali sarebbero state impiegate una decina di maestranze. In questi ultimi giorni, andando da lontano a verificare se ci fosse vita nel cantiere, non abbiamo visto particolari movimenti. La porta di un capannone aperta, un cancello aperto, nessuna traccia di umani. Nessuno attorno e all'interno dello scheletro dello scafo P430. I 10 addetti magari stavano alacremente lavorando all'interno, ma visti i precedenti di questi ultimi anni qualche sospetto può sorgere, anche perché la vicenda assume sempre di più i contorni di un intrigo internazionale. La redazione del TRC Giornale, ma crediamo anche le altre, viene raggiunta da mail provenienti da altri paesi, in particolare dall'est europeo, dove si sostiene che il cantiere non sarà comunque aperto perché la Royalton è senza soldi al punto di non riuscire a pagare l'affitto per l'ufficio in Grecia. Non ha soldi, si legge in un messaggio arrivato dalla Russia, per aprire nulla. Basta chiedere ad alcuni dirigenti. Di questi dirigenti viene fornita la mail. A questi dirigenti la redazione del TRC Giornale ha inviato una richiesta di chiarimenti senza ricevere risposta. Insomma, sembrerebbe davvero di trovarsi di fronte a un giallo in piena regola. E un giallo o una ennesima presa per i fondelli è proprio ciò di cui non ha bisogno Civitavecchia, in particolare i tanti ex metalmeccanici che aspirano a ricominciare a lavorare, magari in un moderno cantiere navale. Per questo si aspettano con ansia i 10 giorni all'alba. La speranza ovviamente è che la mattina del 26 ottobre il cantiere possa brulicare di operai. In caso contrario ci si attende quanto annunciato a suo tempo da Musolino, ovvero la revoca della concessione e l'apertura di una nuova pagina per l'area della Mattonara, per rispetto dei civitavecchiesi e dei lavoratori metalmeccanici. Inizia subito con una trasferta molto lunga la stagione di Serie B1 di pallavolo femminile per la Margutta Civitalad. Domani alle 21 la squadra di Pietro Grechi sarà a Capannori, in provincia di Lucca, per affrontare il Nottolini. Sicuramente una sfida interessante per le rossoblù, che approcceranno alla categoria da matricola, mentre le toscane hanno maggiore esperienza, anche se hanno cambiato molto rispetto alla scorsa annata ed hanno ringiovanito la rosa. Torna a giocare ad Aurelia la Futsal Civitavecchia per la Serie C1 di calcio a 5 maschile. Domani alle 15 fischio d'inizio a Lottatori per la sfida dei nerazzurri, che affronteranno il Valencia, squadra che ha appena trovato il primo acuto stagionale da 4 punti. Il quintetto di Simone Tangini è in vetta in compagnia di Laurentino Atletico Grande Impero e non ha intenzione di perderla. Domenica alle 15.30 l'edizione 2021-2022 della Serie A di rugby torna al Moretti della Marta con il CRC che affronterà il Pesaro. Un appuntamento che la Clubhouse, come la maggior parte dei club d'Italia del pallone ovale, aspettavano. Il 15 di Mauro Tronca affronterà il rugby Pesaro, vecchia conoscenza del girone. Da quel momento si vedrà la grinta, la voglia, la determinazione dei nuovi assetti tecnico-tattici attuati nella preparazione al campionato di Serie A. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.